Dalla ripresa che avete appena visto, che era di questa mattina, sono passate parecchie ore. Adesso è primo pomeriggio, abbiamo mangiato, bevuto il caffè, oggi si sta benissimo, ci sono 20 gradi e passa. Infatti Luca in canottiera, poi lo vedrete. Muore di caldo. Vabbè, adesso è esagerato, lui che dice si muore di caldo. Comunque, noi siamo qui nell'orto perché, come anticipato ieri, vogliamo sistemare. Ci sono un po' di cose in giro, questi sono i secchi che dobbiamo dare alla vicina, sì. perché ci danno tutti la loro cenere. Oh no, Lu. Tra l'altro io devo provare a fare il sapone con la sì. cenere. Dall'anno scorso che lo dico, ancora non mi sono messa a farlo, è scandaloso. Prima o poi lo farò, ne abbiamo una marea, insomma. Poi abbiamo anche quelle aste da sistemare, della legna da raggruppare, questo telo che purtroppo non riusciamo a salvare perché è troppo bucato, quella cassetta da togliere, quei legni, cioè insomma. Sì, quelli legni avevo fatto un piccolo falò. Sì. Quelli sono avanzati, è stato proprio piccolo come falò, infatti neanche riuscito a bruciare tutto. E dobbiamo mettere a posto quelle reti che le volevo togliere da là. E, abbiamo già anche spostato, ecco, non ve l'ho fatto vedere ieri. Ci mettiamo all'opera. Abbiamo spostato anche la vasca da bagno. La vasca da... domani che dici, ci riusciamo? Cosa? A fare quel lavoro sì, per sì, la vasca. Vedrete. Vedrete tutto. Ed è qui per una ragione. Poi vorrei togliere anche quelle togliere, insomma, sistemare quelle cose lì, trovare un posto per quel povero. Dovremmo mettere un filo per Stenderlo sì. Nell'orto. Perché buttato lì così, in pratica, questo è un vecchio lenzuolo che Luca adopera per portare gli sfalci da una parte all'altra ed è comodissimo, perché in questo modo riesce veramente a prenderne tanti e senza sì. fatica sì. a portarli dove gli servono. Però buttato qua. Solo che io lo metto sopra i pali per, diciamo, stenderlo un pochino. Sì, dobbiamo... Però non è la soluzione no, migliore. No. C'è un filo tra un palo e l'altro, tra un albero e l'altro. Sì. Poi anche qua vorrei mettere in ordine un po' tutti sti rami, e qua dopo, Tato. Sì. E qua piano piano ci vuole un po'. Sì, in com'è prendo... Dobbiamo mettere quell'attrezzo anche in garage. No, quello doveva, oddio, un vuoto. Nella casetta del pozzo? Nella casetta. Ok, sì, e va lì. Insomma, questi vasi sono dato... Insomma, come vedete c'è tanta robetta che è rimasta... Quel telo che è sull'albero dei vicini è nostro? Sì. No! Aspettatemelo qua. Ieri vi ricordo... Cioè, ieri, per voi il video che è uscito sabato, per noi, vabbè, il giorno dopo, e, c'era tantissimo vento. Adesso guardo, vedo questa bandiera... Che causa nostra, è finito lì, dobbiamo togliere anche quello. E va bene, mettiamoci all'opera perché il lavoro non ci manca. Porta Jack, facciamo vedere il poverino, è stato spolpato, oh mamma, oddio, ve lo ricordate Jack com'era? Poverino. Ma fallo vedere di profilo, è secco secco. L'ho sventrato, sì, ho tolto tutta la paglia che tanto era andata, o era proprio, si stava decomponendo, era quasi terra. Dobbiamo rifarlo Jack quest'anno? Sì, dobbiamo rifarlo... In un altro modo lo facciamo. Sì. Questi vestiti però li butto, pensavo. Sono proprio andati. Il cappello dispiace, che potrebbe ancora tornare utile.
Sì. Comunque sì. I vestiti quelli no. Proprio al tocco sta paglia si sfalda, perché è stato proprio tutte l'estate, tutte anche sì. Inverno, al sole, le intemperie, e no, paglia dobbiamo, alla fine. Jack si deve rinnovare. Sono appena tornata dalla mia vicina, le ho portato i secchi della cenere che sono suoi e adesso mi devo mettere al computer, quindi mi sono preparata questo barattolo pieno di acqua e spremuta. Quando lavoro al computer tendo a bere un po' di più se ho qualcosa lì vicino, quindi visto che avevo voglia di una bella spremuta, che cosa ho fatto? Ho fatto la mia solita spremuta con 3 arance e mezzo limone e di solito con queste dosi riempio un bicchiere normale, ma siccome volevo avere più acqua a disposizione, cosa ho pensato di fare? Di mettere all'interno di questo barattolo, uso sempre lui quando lavoro al computer, la spremuta e poi di aggiungere dell'acqua. Allora, dico la verità, avrei bevuto volentieri anche solamente spremuta, ma per riempirlo tutto non lo so di quanta arancia avrei avuto bisogno. E così almeno in questo modo bevo un'acqua più gustosa che mi invoglia ancora di più a bere. Amore mio, non lo so perché... Ti sei spaventato. Non lo so perché, ma trovo molto strano vederti in canottiera accendere la stufa. Effettivamente c'è qualcosa che non torna. Adesso comincia a fare un po' freschino in canottiera. Oggi con la mandolina ho affettato un po' di patate, troppe, infatti queste mi sono avanzate, le ho lasciate nell'acqua fredda, adesso le sto asciugando bene, voglio provare a farle fritte, così non le faccio mai, però mi dispiaceva sprecarle, vista questa forma mi sembra che l'idea della frittura sia la migliore, anche in forno verrebbero bene, però mi dispiace accenderlo solo per queste patate. Quindi vediamo un po' come va la frittura, se vengono buone, speriamo. L'aspetto non è niente male, vediamo il primo assaggio. Come sono venute? Buone. Buone? Mentre cenavamo abbiamo continuato a guardare l'Attacco dei Giganti, so di avervi già parlato di quest'anime, lo so, ma non potevo non farlo ancora perché
ad ogni episodio lo trovo più bello. Una di voi mi ha detto che andando avanti avrei capito che è un anime non adatto ai più piccoli, non solo per la violenza, ma anche perché ha un bel messaggio, ed è vero, più si va avanti e più questo salta fuori. Anche se credo, vabbè, non è un anime adatto ai più piccoli, però già per gli adolescenti va bene, e comunque credo che ogni età riesca magari a captare un livello diverso di messaggio da quest'anime, ma in generale lo penso un po' per tutto, per i film, per i libri, per le serie, eccetera, eccetera. A me è capitato di vedere o leggere qualcosa quando ero più piccola, poi di rileggerlo, rivederlo quando ero più grande e di cogliere degli elementi nuovi o di vederlo proprio sotto un'ottica totalmente diversa, quindi è anche bello il confronto. I miei personaggi preferiti sono Levi, soprannome non a caso di Zeus, ha veramente una personalità che mi piace molto, e Mikasa, giusto lui il nome? Vorrei sbagliare, lei proprio come carattere mi piace tantissimo, e nulla. Detto questo, volevo anche dirvi che mentre io portavo i secchi alla mia vicina, che prima mi sono dimenticata ancora i secchi della cenere, Luca ha finito di mettere a posto i tronchi e abbiamo fatto veramente una bella pulizia nell'orto. Sono soddisfatta. Tu, amore, soddisfatto? Siamo Sì, entrambi ce n'era soddisfatti. proprio. Ce n'era bisogno, poi soprattutto adesso che sta per arrivare la bella stagione, speriamo, l'orto piano piano inizierà a A essere più, riempirsi. sì, a essere più rigoglioso, a riempirsi, e quindi se l'ambiente è un po' pulito e ordinato, si riesce a lavorare anche meglio. Era comunque una cosa che dovevamo fare. Detto questo, adesso io mi metto in cucina perché devo preparare per domani un dolce. E farò l'apple pie. Una di voi mi ha chiesto, quando la citavo, se potevo farvi vedere come la preparo. Lo faccio molto volentieri. Le dosi sono sempre in descrizione. Tra l'altro, l'apple pie è molto, ecco, piccola introduzione, è molto facile da preparare. È una base di frolla e poi all'interno c'è la frutta fresca, con zucchero, limone e amido. L'amido serve per far sì che tutti i succhi della frutta che escono in cottura poi restino, belli compatti e non troppo liquidi. E così ne approfitto per ricondividervi la mia finta frolla, perché io adopero quella. Non so quante volte mi avete chiesto la ricetta perché magari non trovavate i video in cui ve la mostravo, quindi ve la faccio rivedere con grandissimo piacere. Io ormai ho imparato a memoria le dosi, non perché io abbia una buona memoria, anche se è una ricetta che preparo spesso, ma perché ve le ho scritte tantissime volte, quindi sono contenta, ecco, di farvela rivedere, così magari riuscite a segnarvi le dosi, anche se è una di quelle ricette che mi chiedete spesso, quindi a volte penso forse dovrei fare piccolo video dedicato solamente a questo, in modo che poi sia facile da trovare. Vediamo se magari più avanti riesco. Quindi nulla, andiamo a impastare. Thank you.
Apple pie pronta da infornare. Io oggi ho deciso di farla tutta coperta con la pasta frolla. Mi raccomando, se anche voi la coprite, ricordatevi i taglietti centrali, altrimenti si gonfia troppo. E comunque, se non volete coprirla tutta quanta con la pasta frolla, potete anche utilizzare le classiche striscette della crostata, viene comunque buonissima. E io, visto che ho deciso di farla tutta coperta, ho inaugurato questo mattarello che ha lasciato sulla pasta frolla tutti questi segnetti. Spero si vedano un po' in video, degli ovetti molto carini. Ecco l'apple pie, un po' dopo, bella dorata, cotta. Io riesco a vedere bene anche tutte le forme degli ovetti. Spero che si vedano anche in video. Comunque, purtroppo non posso tagliarne una fetta adesso per due ragioni. La prima, che mi serve per domani, per cui mi serve integra intatta. E la seconda è che questo tipo di torta va preparata in anticipo, mi raccomando, perché se la tagliate quando è ancora bollente, l'interno potrebbe essere ancora morbido e quindi la torta si sfalderebbe, sarebbe un vero peccato. Io la lascio sempre riposare qualche ora, se la preparate il giorno prima, secondo me è ancora meglio. Comunque qua dal taglietto centrale riesco a farvi intravedere un po' l'interno. Pratica si forma una sorta di marmellata all'interno della quale ci sono i pezzettini di mela, che però sono belli cotti, morbidissimi. E proprio a tal proposito volevo ricordarvi di tagliare la mela in tocchetti piccolini, non fateli troppo grossi, altrimenti non riuscirebbero a cuocere nei tempi della cottura dell'apple pie. E niente, cercherò domani di riprendere o almeno fare una fotografia dell'interno, magari ve lo metto su Instagram. E nulla, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, spero di avervi fatto compagnia e noi ci vediamo presto in un prossimo video.